tu non puoi far sparare i botti, chi non va sotto il comune, andiamo a perché in conseguenza. Una cosa che sta a 100 anni di fuga a salire, ma chi la sa ne mette solo scuro. Oggi non è San Matteo, punto. Se pensare lì giù. È finita la tradizione di San Matteo. No, è arrivato un altro padrone, che è successo? Che è successo? È arrivato un altro padrone. Chi sarebbe? Comandissimo. Dico io, invece di bloccare la festa di San Matteo, che è una festa del popolo, perché è sempre stata la festa del popolo dal 1544, quando sbarcarono in Italia gli arabi e i salernitani pieni in Mazmana, e quindi San Matteo è ricordato perché Salerno la difendo io perché è mia, perché non cominciate a battere le luci d'artista e chiedi soldi da povera gente, visto e considerato? Questa giornata, oppure io voglio un cella, voglio un astro che scende di sera, aspetta i fuochi, sai, in un bar, in un locale, in un ristorante, facevo guadagnare un poco a tutto qua. Così, la gente, vedi, passeggio non ce ne sta. Questi spazi vuoti qua, non ci sono mai stati a questa altezza della villa comunale. Comunale di Salerno. Alcuni interni. E c'è bisogno di tutto questo entusiasmo, tutto questo calma. Ragazzi, ci dobbiamo far conoscere. Siamo la paranza di San Precario, la nostra resistenza combattiamo con rosari in processione, ha detto Santa Camma anche esista. Siamo noi l'Italia che resiste. Tantissimo. Perché? Perché? Perché le nostre tradizioni non si devono perdere. A te auguri! Tanti auguri! De Luca è reiterato con la febbre, una volta a San Matteo, una volta pure un capodanno, mi pare, che pure non si presentò perché pure la febbre teneva. Eh sì, ma poi a te è facile vederti malato, saperti malato. Oh, guarda, con quella faccia, vedi che faccia fai? Che faccia faccio? È una facciaccia, guarda, facciaccia. È meglio il religioso, perché San Matteo è una cosa religiosa, no? No che mi avrei i fuochi. Vabbè, ma... Almeno... Di solito che non spendi più i fuochi, spendi su questa gente che ne hanno bisogno. I fuochi facciamo sempre, ma questi sono fuochi di rabbia, questa è una città che non mischia mai il profano con il sacro, ma meritiamo rispetto. E queste persone che non sono nate in questa città non meritano di vivere in questa città. Mettili i fuochi!
facciamo via le cose, cioè non c'è un vescovo, no, è di lui per bravo. Cioè onesto, no, papà processore, che mi faccio? Mangiamo panino per la mezza e poi che mi faccio a mangiare? E che se San Matteo? Ma sa una volta sull'ora la processione. No, pure usando, perché usando come se si indemisa in Italia, ma è finito proprio a pelle, non c'è sta niente di più. Dimmi come da basso che esce stamattina. Poi.